Buongiorno a tutti e bentornati come sempre sul canale. Come state ragazze? Tutto bene? Spero proprio di sì e soprattutto buon Vlogmas a tutti voi. Allora ragazze, oggi andiamo a preparare con il nostro Mambo 90-90 il ragù di salsiccia. Perciò inseriamo nel boccale una carota e una cipolla e tritiamo il tutto per, io l'ho tritato 6 secondi velocità 6 e poi ho ridato altri 10 secondi per tritarlo ancora meglio. Perché non l'avevo tritato troppo finemente. Dopodiché, una volta aver tritato le nostre verdure, aggiungiamo nel boccale 20 g di olio e facciamo soffriggere il tutto per 2 minuti. 100 gradi velocità 1. Ecco qua, questo è come l'ho tritato. Trita veramente bene, ha delle lame potentissime. Ora che lo sto testando da un pochino di tempo, ve lo posso garantire, è un bel robot. Ancora per una descrizione dettagliata o dei confronti con l'altro elettrodomestico bisogna aspettare un po', voglio provarlo proprio nel migliore dei modi, ecco, insomma, prima di dirvi le cose precise, anche perché è un'azienda seria e mi dispiacerebbe, insomma, valutare un prodotto negativo, magari che è invece a un ottimo livello. Allora, dopo aver soffritto l'olio, aggiungiamo la salsiccia e facciamo proprio un 300 grammi, 400 grammi di salsiccia, facciamo come come per un pranzo, una ricetta questa per 4 porzioni, diciamo, ecco. Io generalmente nel bimbi ne faccio all'incirca 600 grammi di salsiccia e la congelo e la mangiamo magari in due volte, perché comunque noi siamo in tre in famiglia e quindi due volte ci mangiamo, anzi alle volte anche tre volte, perché i miei non vogliono quel piatto proprio pieno di ragù. E invece questa ricetta è adatta proprio a 4 persone, quindi 300 grammi di salsiccia, io mi sembra che ne ho messi forse anche un pochino meno, 250-260, e facciamo soffriggerla per altri 5 minuti, sempre a 100 gradi a velocità 1. Quando la nostra salsiccia avrà fatto il soffritto, avrà rosolato, ecco qua, non mi veniva il termine, scusate, ecco qui, ve la faccio vedere, aggiungiamo la passata di pomodoro, potete aggiungere anche la polpa, quello che meglio credete voi per fare insomma un piatto che preferite. Io ho aggiunto la passata di pomodoro Mutti e ne aggiungete 400 grammi, io ne ho aggiunto 350 di passata di pomodoro, 3,48 più un po' di acqua al suo interno, è venuta 4,50 così, però a regola dovrebbe essere 400-430 grammi di passata di pomodoro. Mescolate un po' con la spatola, aggiungete un po' di sale a piacere, a vostro gusto, richiudete il boccale e fate cuocere il tutto per 35 minuti, sempre 100 gradi, però questa volta 100 gradi, la temperatura 5 e velocità 1. Ed ecco qua che il nostro ragù, ragazze, è pronto. Vi assicuro, è venuto veramente delizioso. Provate per credere. Adesso vi lascio la seconda parte del video che vi piacerà molto anche quella.
Adesso prepariamo un'altra gustosissima ricetta. Andremo a fare un secondo piatto, ovvero un bel polpettone ripieno. Questo è generalmente il classico polpettone come faccio io. Quindi ci occorre, come avete visto, del macinato, parmigiano, pan grattato, aglio, prezzemolo, un uovo, del pepe, sale, se volete della noce moscata o quello che preferite metterci voi all'interno del vostro polpettone. E poi per il ripieno ci occorrerà il prosciutto cotto e la fontina. Io ho messo l'emmental a fette perché avevo quello. Io generalmente il polpettone lo preparo così. E poi ho fatto un contorno di carote e patate. Le patate le ho lessate in acqua bollente per 5 minuti. Le carote no, le ho tagliate semplicemente a rondelle e già le ho sistemate nella teglia. Scaldate il forno ben caldo a 180 gradi. In questo caso andiamo a stendere il nostro polpettone con la carta da forno. Potete mettere anche un foglio sopra di carta da forno in modo tale che non vi si attacca la carne al mattarello. Io lo bagno un pochettino così evito che si attacchi la carne. E niente, lo stendete bene bene, insomma lo fate dello spessore che meglio credete. Ovviamente sono cose queste che vanno fatte ad occhio. E poi quando l'avete steso gli date la forma abbastanza quadrata, insomma giusta, lo riempite come volete. Io ho fatto con un prosciutto cotto emmental, voi potete farlo con una purea di spinaci, robiola, mozzarella, come volete. Poi lo chiudete a polpettone aiutandovi con la carta da forno, sigillate bene tutti i bordi e poi lo arrotolate appunto nella stessa carta da forno che avete usato per stendere. Lo chiudete tipo a caramella e poi lo mettete nella teglia dove avrete preparato il vostro contorno di verdure, se ovviamente volete fare un contorno di verdure di patate e carote al forno. Poi se volete fare un'insalata o qualche cos'altro, insomma fate altro, ecco, quello è a vostro gusto, lo stesso come il polpettone. Lo mettete nella teglia e così appunto chiuso lo andrete a mettere nel forno ben caldo io sono andata a metterlo per 35 minuti. Dopo che sono trascorsi i minuti ho levato la carta da forno e ho fatto insomma fare la crosticina sopra per altri 5-6 minuti, sempre a 180 gradi. E sopra le patate appunto ho messo un filo d'olio, nelle patate e nelle carote che sono venute buonissime, e dell'origano. Anche quello va in base ai propri gusti, a chi piace l'origano, a chi no, e ho messo anche delle fettine di cipolle perché dovevo consumarle, quindi le ho messe all'interno delle patate e delle carote. E poi all'interno delle patate sono andata a mettere anche due spicchi di aglio. È davvero un contorno e una cena sfiziosa, è adatta a tutti, a grandi e a piccini. Farete sicuramente un figurone anche se avete una cena improvvisata. E generalmente io tengo quasi sempre, quando me lo ricordo, una vaschetta di macinato in più nel congelatore, e secondo me è una buona evenienza se avete un invito a cena improvviso o magari il vostro marito invita degli amici improvvisamente o quant'altro. Questo è un salvascena molto sfizioso e alla portata di tutti. Ragazze, niente, io vi lascio qui alla fine di questa video ricetta, ci vediamo tanto dopo per i saluti finali e niente, poi vi farò vedere il polpettone quando è pronto, che lo taglierò a fette appena si è raffreddato. E comunque eccolo qua, infatti pronto, vi assicuro che è venuto buonissimo. Tra l'altro cotto 35 minuti, l'ho fatto fare la crosticina sopra proprio di 3 minuti perché è venuto davvero, cioè cotto bene e perfetto, diciamo, sia fuori che, come vedete, anche al suo interno. Molto molto buono, una cena ricca di un po' di tutto e come vi dicevo prima molto gustosa, alla portata di tutti, grandi e piccini. Adesso vi saluto perché ci vediamo nella clip finale per i nostri saluti appunto visivi come sempre. Grazie di aver visto questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdere tutte le altre nuove ricette che ci saranno nel mio canale, i nuovi video, le nuove video ricette con il nuovissimo Mambo 9090 e un bacione.
Ciao! Ragazze, eccoci qua anche oggi alla fine di questo vlog mass. Allora, io spero che vi sia piaciuto. È un vlog mass un po' particolare con due ricettine. Quindi, la prima, come avete visto, il ragù con il mambo che l'ho modificato per fare appunto un pranzo ma immediato senza che avanzi sugo da congelare. Poi, ovviamente, se voi siete due persone potete fare due porzioni e l'altro congelarlo per un'altra volta. Però bisogna vedere quanto sugo mangiate, perché questo è molto buono, anche messo nelle bruschette, ve lo assicuro. E poi la ricetta del polpettone, quella che faccio spesso io. Agli spinaci non mi ricordo se l'ho mai fatto, forse alle verdure se non sbaglio qualche volta, ma agli spinaci no. Alle verdure l'ho fatto diverse volte. E è buono, però noi quello che preferiamo è il classico polpettone, questo qui con prosciutto cotto e fontina, insomma, ho messo Emmental a pezzi. A noi piace tantissimo, è un salvacina, insomma, buono, basta avere del macinato e del prosciutto cotto, secondo me, e delle uova, ovviamente. Fate la vostra figura se avete sia invitati a cena che magari i vostri familiari hanno deciso di venirvi a trovare, rimangono a cena. Fate la vostra figura, servite un buon contorno e un bel secondo, insomma, buono. E poi una cosa che secondo me piace a tutti. Allora, io vi mando un grande bacione, vi auguro una buonissima giornata, vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito ad iscrivervi al mio canale se ancora non avete, se ancora non l'avete fatto, perché ora abbiamo iniziato i vlogmas e quindi non li dovete perdere fino al 25 ogni giorno. Sperando di farcela, vedrete i miei video. Quindi un bacione e noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao!